Sport. Amici sportivi, eccoci qua, buongiorno, buongiorno e buon mercoledì. Parliamo un po' di questo Foggia, caro Umberto. Oggi purtroppo siamo un po' delusi dopo la sconfitta ieri interna con il Parma. Dovremmo avere già tra qualche secondo il presidente Lucio Fares in diretta per parlare un po' di questa sconfitta, amara sconfitta, vero Umberto? Sì, è una sconfitta che fa male, anche perché quest'anno le aspettative erano ben altre, però purtroppo quello che succede succede, insomma il campo è sempre quello che ha ragione, e allora bisogna fare di necessità virtù, bisogna sperare che questo momento negativo possa passare nel più breve tempo possibile, che il Foggia possa ritornare a farci sognare così come ha fatto fino a poco tempo Abbiamo già in diretta il presidente Lucio Fares. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno. Presidente, buongiorno e grazie per la disponibilità, perché ecco, intervenire in questi momenti brutti ti fa onore, ecco, ti dico solo questo. Vabbè, io dico che insomma bisogna affrontare anche i momenti brutti per poi saper affrontare anche quelli belli. Ecco, però la cosa che fa male, non so, è una mia considerazione, poi dopo può essere giusta o sbagliata, però io l'ho vista così. Ieri rispetto al Parma siamo stati inferiori dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista atletico. Ecco, questo fatto qui mi fa preoccupare. Vorrei sapere il parere del presidente della squadra. Io dico la verità, è inutile, noi siamo abituati, sia io sia, voglio dire, la famiglia Fannella che rappresento, siamo abituati a non nasconderci, a dire le cose effettivamente così come sono, anche perché il nostro meraviglioso pubblico e tutta la città merita, voglio dire, comunque correttezza, lealtà e verità, e nell'ottica di questo devo dire che ieri effettivamente l'analisi tua è quella giusta, siamo stati obiettivamente, voglio dire, inferiori da tutti i punti di vista, siamo stati inferiori atleticamente, siamo stati inferiori tatticamente, siamo stati inferiori tecnicamente. Sicuramente il Palma è una squadra, voglio dire, importante, costruita anche per traguardi, voglio dire, comunque più importanti, perché non dimentichiamo che il nostro è quello di una tranquilla salvezza, però ieri effettivamente, voglio dire, il divario è stato eccessivo. Io ritengo che dal punto di vista, io credo che quello che è mancato a questa squadra sia stato soprattutto, voglio dire, l'aspetto mentale, nel senso che noi ci siamo trascinati in tutto e per tutto il pareggio di Cesena, che sembrava non dovesse ledere, però in realtà dal punto di vista mentale ha creato parecchi problemi, nel senso che ce lo siamo portati dietro come una amara sconfitta. Bisogna essere onesti, sinceri, bisogna capire che in questo momento dobbiamo stringerci intorno alla squadra, perché è un momento difficile e dobbiamo assolutamente trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili per poter uscire da questo momento, perché il nostro obiettivo è categoricamente e in maniera incontrovertibile la permanenza in Serie B, senza alcuna, voglio dire, possibilità di chissà quale altra ipotesi, per cui dobbiamo comunque capire tutti insieme, società, tecnico, staff tecnico e tutti i giocatori, e sicuramente uscire da questo momento dal quale io sono convinto che questa squadra è in grado di uscire. Ripeto, ciò che è mancato ieri è stato soprattutto, a mio modo di vedere, l'aspetto psicologico, perché la squadra non è stata la squadra che è normalmente. Presidente. Non è assolutamente, assolutamente. Abbiamo visto un Foggia che obiettivamente non abbiamo mai visto, mai visto negli ultimi anni. Presidente, lei ha messo proprio in discussione la storia di Cesena. Difficilmente 4.000 spettatori in Serie B seguono la propria squadra. Questo ciò vuol dire che veramente i foggiani amano il Foggia, amano i colori rossoneri, ma non vogliono essere delusi. Allora noi, giustamente, come dice lei, dobbiamo stare su questo carro, dobbiamo incoraggiare, noi li incoraggeremo fino alla fine, come è stato fatto anche ieri, anche sul 2-0, la tifoseria gridava, però la tifoseria oggi vuole una mossa. Ma io credo che da questo punto di vista sicuramente, ma è quello che vogliamo anche noi e che noi abbiamo l'obbligo di fare, che sia chiaro, perché al di là dei nostri meravigliosi tifosi, per i quali veramente anche a Cesena credo, e devo dire anche i ragazzi sono rimasti un po' più, tutti quanti noi, guardi, non ve l'avevo aspettato.
con sincerità, è stato veramente il dispiacere, al di là della, del pareggio così o della vittoria gettata, ecco, diciamo della vittoria un po' gettata, mettiamola così, più che il pareggio, perché ecco, se fosse arrivato il pareggio in maniera completamente diversa e speculare, beh, oggi parleremo di una quasi vittoria. Se eravamo sotto di due gol e avessimo pareggiato negli ultimi minuti, purtroppo per come è maturato quella è stata una sconfitta. Ma la cosa più brutta per tutti noi, anche per la società, glielo assicuro, e per vedere Franco Sannella e vedere quei meravigliosi tifosi che erano lì, a cui avremmo voluto regalare, compreso anche ieri, perché devo dire che i tifosi, io l'ho detto scherzando, però fino a un certo punto, se dovessero scendere in campo i tifosi, credo che saremmo primi in classifica con 20 punti di vantaggio sull'Empoli, senza ombra di dubbio. Presidente, un'altra cosa, io purtroppo devo fare l'avvocato del diavolo, perché bisogna anche cercare di capire dove sono le mancanze di questa squadra. Ecco, non crede che forse la campagna acquisti sia stata un po' al di sotto di quelle che erano le reali ambizioni e della proprietà e della piazza? Cioè, questa la mia è una domanda, ecco, vorrei capire il presidente del Foggia come vede questa situazione. Ma guarda Umberto, io posso capire, perché in questo momento è chiaro, dai nuovi sicuramente, voglio dire, perché sono comunque, voglio dire, giocatori importanti, giocatori che hanno già disputato il campionato, però ecco, diciamo che Fedele che sta entrando piano piano nei meccanismi, Camporese che è un ottimo elemento, vuol dire lo sta dimostrando, Di Castro che purtroppo ha subito l'infortunio, sì, sicuramente questo, io non credo che sia una campagna acquisti al di sotto delle aspettative, credo solo che nel momento in cui questi ragazzi, che comunque sono ragazzi importanti sui quali la società ha puntato, perché non dimentichiamo che sono tutti i giocatori che la società ha acquistato pagando anche il cartellino, nel momento in cui daranno quello che sanno dare, lo daranno sicuramente, potranno dare un ulteriore valore aggiunto alla squadra. Però, quello che meraviglia, almeno parlo per me, credo di interpretare anche il pensiero di tantissimi tifosi, si è detto, ed io ne ero convinto, che gli elementi arrivati a Foggia fossero in effetti un valore aggiunto che permetteva allo staff tecnico di poter usufruire di almeno due calciatori per ogni ruolo. Faccio un esempio, ieri c'era un solo giocatore di ruolo in difesa ed era Camporese, e si è visto, perché Camporese a mio avviso dei difensori è stato il migliore. Però io credo che manchi un terzino destro di ruolo, perché anche lo Iacono, malgrado abbia fatto benissimo ogni qualvolta è stato chiamato, non è uno specialista del ruolo. Quando è venuto a mancare Rubin per motivi e personali e magari anche fisici, o quando comunque è stato necessario dare il turno di riposo a qualcuno, al posto di Rubin non è stato messo Celli, che è terzino sinistro di ruolo, ma è stato addirittura spostato di ruolo lo Iacono. E anche quando è uscito lo Iacono, vedi sabato scorso a Cesena, il naturale sostituto è rimasto in panchina, è entrato Rubin, che probabilmente è per motivi personali che tutti sappiamo, e per altri motivi in questo momento non riesce ad offrire quello che è nelle sue potenzialità. Sì, no Umberto, è chiaro che Celli, adesso il problema non è che dobbiamo soffermarci sul ruolo, che è quello del... No, io ho fatto l'esempio di Celli. No, ma tu hai fatto un'analisi tecnica, per l'amor di Dio. Io sto rispondendo all'analisi tecnica, che devo dire, insomma, voglio dire, è così, però non dimentichiamo che sin dal primo momento nell'idea del mister era quella di mettere appunto Gerbo difensore. Poi non dimentichiamo che noi oggi abbiamo un altro problema che va affrontato anche, che è quello dell'infermeria, perché noi oggi ci troviamo con Empereur, Martinelli, Rubin, perché Rubin non è un problema che è entrato, Rubin in questo momento purtroppo non sta bene fisicamente, certo, è chiaro che... So che ha un ginocchio che gli sta dando delle noie. E poi con Martinelli e Empereur infortunati, insomma, al di là di tutti gli altri, per non mettere Agazzi, Agnelli, Figliomeni, Floriano, Figliomeni, cioè è chiaro che oggi ci troviamo con quattro difensori, voglio dire, cioè Rubin,
Figliomini, Martinelli e Imperevoli infortunati, beh, certo che va a incidere. Ecco perché il discorso del doppio ruolo, al di là di quello che potrebbe essere, voglio dire che era la scelta, che è la scelta del tecnico, ma che è stata una scelta annunciata di avere Gerbo come difensore. Il problema è che oggi ci mancano quattro difensori importanti, perché stiamo parlando di giocatori tutti di rilievo, cioè nel momento in cui recuperabile qualcuno per la prossima gara, presidente. E Rubin, è chiaro che la squadra ne risente. Presidente, recuperabile qualcuno di questi per la prossima gara? Ma stiamo cercando di vedere, diciamo che quello è un po' il reparto un po' più in questo momento in difficoltà anche dal punto di vista sanitario, dobbiamo essere sinceri. Adesso dobbiamo anche in questi giorni vedere chi può essere recuperabile. In questo momento non so dirti chi può essere recuperabile, o meglio ho timore di doverti dire di no per la prossima gara. Certo. Stiamo vedendo, insomma, di ho timore di dirtelo, di dirvelo e di dirmelo e di dircelo, però è chiaro, però certo. Il problema è che quattro elementi del genere è chiaro che pesano in maniera pazzesca, perché questo è anche un po' il discorso. Se a Cesena avessimo avuto queste disponibilità, beh, credo insomma che sarebbe stato completamente diverso. Per cui adesso dobbiamo vedere, questi sono giorni, voglio dire, importanti, cruciali. Io dico solo, bisogna mantenere la calma, la serenità, nessuna pressione, perché dobbiamo uscire fuori da questo momento, che obiettivamente è un momento difficile dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della classifica, ma soprattutto dal punto di vista mentale per i ragazzi. Bene, presidente, allora in chiusura, oggi in questo momento lei si tolga la maglia da presidente, da tifoso, l'invito per i nostri tifosi che sono veramente eccezionali. No, io l'invito, certo devo ribadire quello che obiettivamente credo che sono, ma lo dico con estrema sincerità, sono veramente unici e fantastici. Noi vorremmo regalare e questo da parte di tutta la squadra, del tecnico, dello staff tecnico, vorremmo regalare le migliori soddisfazioni. Loro devono essere vicini alla squadra, perché noi lavoreremo obiettivamente per raggiungere dei risultati importanti. Credo che questa è una società che ha dimostrato di saper lavorare bene. È un momento difficile, siamo soliti dire nei momenti difficili le persone si qualificano, per cui noi dobbiamo cercare e dobbiamo non cercare. Sicuramente ci dobbiamo qualificare nel migliore dei modi, i nostri tifosi devono continuare a fare quello che fanno, perché devo dire la verità, ho poco da chiedere a questa gente, nel senso che sono veramente strepitosi e eccezionali. Io dico solo di continuare a fare quello che fanno, perché sono veramente, non lo dico ecco da tifoso, ma lo stanno dimostrando, sono sicuramente la migliore tifoseria in assoluto della categoria. Bene presidente, la ringraziamo per la disponibilità e ci auguriamo di sentirla quanto prima con un tono più allegro. Grazie presidente, buon lavoro, buona giornata a tutti. Ciao Alberto, arrivederci, buona giornata. Buona giornata. Allora ringraziamo il presidente Lucio Fares. Allora Umberto, prima di passare un po' alla prossima partita con le... allora parli un po' tu di la partita di ieri. Senti, la partita di ieri l'ho sintetizzata già al presidente, ho detto siamo stati inferiori tatticamente, tecnicamente, atleticamente. Sono chiaramente, il presidente non può entrare nel merito perché non è quello il suo ruolo, però ecco, mi piacerebbe sapere dallo staff tecnico, non solo da mister Stroppa, ma parlo dello staff tecnico in toto, a che cosa è dovuto questa carenza? Così come mi piacerebbe chiedere sempre allo staff tecnico, come mai calciatori acquistati quest'estate, anche quelli che in questo momento non sono infortunati, non vengono utilizzati? E non mi si venga a dire che è una questione di preparazione atletica, perché dopo 11 gare di campionato io credo che anche chi ha solamente passeggiato nel precampionato adesso dovrebbe correre. Umberto, ieri abbiamo notato, e l'avevi già detto anche tu prima della partita, che il Parma la maggior parte delle reti le ha fatte su calcio piazzato, da fermo. Sì, proprio io e te stavamo chiacchierando mentre guardavamo la partita, prima che partisse il calcio di punizione verso la nostra area, stavamo parlando proprio di questo, cioè di una squadra che sui calci da fermo è veramente micidiale, perché loro attuano dei blocchi che vengono fatti dagli attaccanti, da Calaiò e da Di Gaudio, mentre da dietro partono gli inserimenti dei difensori e dei centrocampisti che vanno a concludere.
Allora, io credo che come queste cose le guardiamo noi, debbano essere e vengano sicuramente guardate anche dai calciatori e dallo staff tecnico. Sono queste le piccole cose, piccole grandi cose da dover iniziare a correggere, cioè partire dal basso, avere l'umiltà di dire devo sapermi adattare a quelle che sono le caratteristiche degli avversari. Bene, allora io velocemente vi leggo la classifica e poi passiamo al prossimo turno. Empoli 20 punti, Frosinone 19, Palermo 18, Cremonese, Venezia e Parma 17, Bari, Salernitana, Cittadella, Pescara, Avellino e Novara 16, Carpi 15, Ascoli, Perugia, Virtus Entella e Brescia con lo Spezia 13 punti, Foggia, Ternana e Cesena 11 punti, chiude il Pro Vercelli a 10 punti. Prossimo turno. Il prossimo turno sarà Bari, Ascoli, Cesena, Novara, Cremonese, Perugia, Palermo, Virtus Entella, Parma, Avellino, Pescara, Brescia, Salernitana, Empoli, Spezia, Cittadella, Ternana, Carpi e Venezia, Frosinone. Mi soffermo un attimo su Pro Vercelli Foggia perché il Foggia avrà uno scontro di vitale importanza contro una diretta concorrente e sarà come al solito seguito da un esodo massiccio di tifosi, quindi speriamo bene. Bene, a questo punto non ci resta altro che salutarvi e appuntamento a lunedì prossimo sempre su Radio Master. Ciao! Buona settimana a tutti. Sport.